arrivederci. Salgono ancora i ricoveri per Covid in regione, accordo anche con gli specializzandi per vaccinare, a breve al via anche la campagna per le persone vulnerabili. Travolti dalla terza ondata, regione impreparata, CGIL Funzione Pubblica all'attacco di Riccardi che risponde: se hanno nascosto loro i professionisti, pronti ad assumerli. I ristori del governo sono una presa in giro per la gente che lavora, così Vesnaver della FIPE all'attacco contro questi burocrati, pronti a scendere di nuovo in piazza. Aperitivo illegale in zona rossa da Trieste a Grado, festa per un gruppo di operai a Fiumicello, raffica di sanzioni domenicali in base alle normative anti-Covid. Attività motoria, cioè passeggiate, entro i 500 metri da casa, lo precisa il prefetto di Trieste, ciò però non vale per lo sport. Partita la posa delle palancole sul ponte verde e bianco del canale di Ponte Rosso, nessun disagio al traffico sulle rive, spiega l'assessore Lodi. Unione brutta ma vincente contro il Carpi per 1-0, gol di Gomez, Allianz travolta dalla Reier di un sontuoso Stefano Tonuti. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Iniziamo con i numeri dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia che purtroppo destano nuovamente preoccupazione. Oggi sono stati rilevati 405 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 314 da tamponi molecolari, 91 da test rapidi. I decessi complessivi sono 18, 17 nelle ultime 24 ore, a cui si sono uno risalente allo scorso 11 marzo. Le condoglianze come sempre alle famiglie dalla redazione di Tele4. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive che sono 82, uno in più rispetto a ieri, e negli altri reparti 611, 15 in più rispetto a ieri. Il dato delle terapie intensive ha toccato il nuovo picco, sono 152 invece i nuovi guariti nelle ultime 24 ore. E proprio per affrontare l'emergenza nella campagna di vaccinazione scendono in campo anche i medici specializzandi, firmati oggi due accordi regionali con le università di Trieste e Udine, già 350 le adesioni. Servizio di Laura Bucarella. Sappiamo bene che il limite principale sono le disponibilità di vaccini, però avere una forza che può aumentare significativamente il numero delle vaccinazioni è assolutamente fondamentale. Quindi un sentito ringraziamento per la loro disponibilità ai nostri medici odontoiatri in formazione specialistica. Firmati nella sede della Protezione Civile di Palmanova, i protocolli tra Regione, aziende sanitarie e Università di Trieste e Udine per mettere in campo nella campagna vaccinale anche i medici specializzandi. Nelle prossime ore le aziende emaneranno i bandi che renderanno concreta questa possibilità in più sul cammino dell'immunizzazione degli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Ci consentono di arrivare, grazie a questo protocollo, al bando e conseguentemente all'azienda sanitaria che potrà a questo punto rendere possibile anche l'utilizzo degli specializzanti in questa campagna vaccinale nella quale tutti quanti siamo impegnati. Una firma importante, voluta con grande forza da tutti gli enti, università, aziende, regioni, in cui utilizzare i nostri giovani medici in una campagna vaccinale così importante per tutto il Paese. Al momento sono oltre 350 le manifestazioni di interesse da parte dei giovani medici specializzandi. Un giorno importante questo, perché il coinvolgimento dei medici in formazione sappiamo che è essenziale, ecco, anche a questo punto, dal punto di vista adesso normativo, anche procedurale, questa cosa potrà dare un buon impulso per la campagna vaccinale. Valorizza sicuramente il ruolo cruciale che noi medici in formazione specialistica abbiamo insieme a tutti gli altri professionisti della sanità. Quindi assolutamente è stato fondamentale partire dalle persone più fragili, pensare di proteggerle e per poter garantire nei luoghi di cura, nei luoghi di residenza degli anziani, insomma, la migliore qualità della vita. Ricordiamo ancora una volta che tutte le vaccinazioni per quanto riguarda Trieste sono spostate nella centrale idrodinamica del Porto Vecchio, quindi
tutti gli appuntamenti che erano in programma a Cattinara sono spostati in Porto Vecchio. Giusto ribadire questa notizia di servizio, perché c'è stato qualche problema anche oggi in questo senso. CGIL Funzione Pubblica all'attacco dell'assessore regionale Riccardi sulla gestione della situazione ospedaliera e in particolare degli straordinari dei lavoratori della sanità. Sentiamo. Questa terza ondata ha travolto tutti e ha travolto veramente anche chi conduce il sistema della nostra sanità. Non usa mezzi termini Orietta Olivo, la segretaria regionale di CGIL Funzione Pubblica, oggetto della critica e il ricorso agli straordinari nell'ambito della sanità. Per la Olivo non è scaricando le responsabilità sulle aziende che si risolvono i problemi della sanità regionale, incluso quello degli straordinari, che non riguarda, dice, soltanto il loro mancato tardivo pagamento, ma anche l'eccessivo ricorso che se ne fa. Noi, con tutti gli assessori prima, avevamo sempre i dati degli ingressi e uscite, cioè le persone che entrano nel sistema sanitario e che escono. Con questo assessore non ce la si fa. Il riferimento è all'assessore regionale della sanità Riccardi, che ha chiamato le aziende sanitarie al puntuale pagamento degli straordinari. L'attacco è durissimo nei confronti del vice governatore. Io sono dovuta ricorrere all'avvocato, che ha mandato un ufficiale giudiziario con una busta verde di quelle delle multe da consegnare direttamente in mano all'assessore con una diffida per poter ottenere i dati. Nei dati dell'assessore, al 30 giugno del 2020, dell'altro anno, c'erano già 486.000 ore di straordinari, calcolando che la prima ondata non aveva colpito tutti nello stesso modo. Adesso siamo alla terza, siamo a marzo. Noi non abbiamo dati, abbiamo un problema che questo fondo è contrattuale, appunto, che le diceva, ha una capienza tale per un'attività straordinaria normale, no? Quanto alla pressione sui lavoratori della sanità in questa terza ondata? Il problema è che c'è stata questa prima ondata, la prima ondata che nessuno si aspettava, e poi non c'è stata sufficiente preparazione nell'attesa della seconda ondata che era già prevista, e anche della terza. E quindi siamo in una situazione di continuo affanno. Guardi, io le assicuro che il personale non ce la fa più, sono veramente stremati. E al duro attacco della CGIL ha replicato l'assessore regionale Riccardi, che ha anche anticipato il prossimo avvio delle vaccinazioni per la categoria delle persone vulnerabili grazie al rifornimento di Pfizer maggiore del previsto. Che siamo in una situazione di difficoltà mi pare evidente. Spesso ci siamo accusati di non assumere persone, competenze, e noi siamo pronti a assumere, il problema è trovarle. Quindi se la CGIL ne ha nascosto qualcuno da qualche parte, noi siamo ben pronti ad assumere tutte le competenze abilitate che siano disponibili in questo momento. Lo stiamo facendo da mesi. E la risposta dell'assessore regionale alla sanità alle dure critiche della CGIL sulla gestione del personale sanitario. Sottolineando poi come i rapporti con gli altri sindacati siano molto migliori, Riccardi passa a fare il punto sul piano delle vaccinazioni in regione, che al momento, ha spiegato, è in netta ripresa dopo il rallentamento dovuto al caso AstraZeneca. C'è stata una fase brevissima nella quale abbiamo visto alcune disdette, però l'allineamento a metà di aprile alle nostre agende ha sostanzialmente ripreso tutte le prenotazioni, quindi andiamo avanti. Il previsto arrivo di un numero maggiore di dosi di vaccino Pfizer a compensazione del calo dei rifornimenti di AstraZeneca consentirà di immunizzare le categorie più fragili. Dobbiamo fare i conti con una riduzione di AstraZeneca che verrà consegnata in dimensioni minori rispetto alle previsioni, però fortunatamente abbiamo un aumento di Pfizer, quindi questo ci consentirà anche di aprire ulteriori agende a partire dai vulnerabili, che è la categoria alla quale noi guardiamo in questo momento maggiormente. Ancora pesante la pressione sui reparti di terapia intensiva della nostra regione. La domanda ospedaliera è quella che maggiormente ci preoccupa, i valori sono alti e quindi siamo ancora ad una certa distanza rispetto alla domanda di area medica, mentre sulle intensive la domanda è molto alta e abbiamo una quota di isolamenti elevata. Quindi è chiaro che la nostra attenzione deve
prevedere anche qualsiasi tipo di manovra necessaria, cosa che abbiamo già fatto per quanto riguarda la gestione unitaria del sistema ospedaliero, e in questo momento è quello che ci preoccupa maggiormente. Sentiamo ora il commento sul decreto sostegni di Bruno Vesnaver, numero uno regionale della FIPE. Gli abbiamo chiesto se ritiene sufficiente lo stanziamento di 11 miliardi per aiutare tutte le categorie in difficoltà. Mi dica lei, questi signori, cosa stanno facendo? Politici, burocrati, onorevoli, regionali, categorie. Siamo stufi, stufi e stufi. Se non qualcuno non ci dà una mano, torniamo veramente a fare casino, non se ne può più. Così Bruno Vesnaver, presidente regionale della FIPE, nel commentare lo stanziamento da 11 miliardi per le categorie in difficoltà con il decreto sostegni. La domanda è: bastano davvero per aiutare le moltissime famiglie che ormai sono al collasso? Se lei mi dice che una media di 3.700 euro, bene che vada, con una perdita del 30% può bastare, ci sentiamo presi in giro prima dal signor Conte, adesso dal signor Draghi, io vedo che qua non se ne viene fuori. Non abbiamo idea da quando potremo riaprire i nostri ristoranti. E sono quasi 5.000 solo a Trieste i lavoratori tra dipendenti e gestori dei locali che stanno soffrendo questa situazione. I nostri ragazzi, che sono 5.000 dipendenti più o meno in solamente di Trieste, ci stanno chiedendo continuamente la cassa integrazione. I miei ragazzi non la prendono da dicembre. Ma vi sembra una cosa, uno Stato che rispetta? È ora di finirla, che si prendono in giro tutti questi burocrati che parlano sui giornali, per televisione, tutti quanti, sono tutti uguali, veramente sono penosi, ma penosi. Ci fanno pagare l'F24 dal 16, ci fanno pagare l'F24, le bollette arrivano puntuali. Ma stiamo scherzando, gli affitti arrivano puntuali, pochi, ripeto, affittuari ci fanno lo sconto. Insomma, da Roma si attendono risposte davvero concrete per scongiurare il pericolo di dover chiudere definitivamente. Tutti quelli che ci dicono a noi, state calmi, tutti i nostri capi capetti che sono su puntualmente alla fine del mese il loro bel credito in banca, se lo vedono. Noi, caro amico mio, in banca non ci arriva più un euro, siamo profondo rosso in tutti i sensi, fino a che la banca ci permetterà di essere in profondo rosso. Ma questo secondo voi è un rispetto per il popolo, per il cittadino? Non è un rispetto, signori, è una vergogna. Raffica di multe, di sanzioni per mancato rispetto della normativa anti-Covid questa domenica. A Trieste sanzionati 4 avventori e titolari dei bar Jolly e Garibaldi nell'omonima piazza perché intenti a consumare bevande alcoliche all'esterno degli stessi locali. A Grado 5 gradesi sanzionati perché bevevano caffè e spritz fuori da un bar, multati per 400 euro ciascuno. A Fiumicello invece multati 7 operai impiegati a Monfalcone per una festa organizzata nel cortile di una fitta camere. I carabinieri hanno sentito la musica a tutto volume e sono andati a controllare. Sono scattate anche in quel caso le sanzioni. Andiamo ora a sentire un'importante precisazione del prefetto di Trieste. Attività motoria, cioè passeggiate, solo entro i 500 metri da casa. Laura Bucarella. Devono essere comprese nel raggio di 500 metri dalla propria casa le passeggiate consentite in zona rossa. Il chiarimento arriva dal prefetto Valerio Valenti, che in risposta alle tante richieste di definire meglio il concetto di prossimità alla propria abitazione per l'attività motoria, intesa come semplice passeggiata, ha dato indicazione alle forze di polizia di considerare un'area ricompresa nel raggio di 500 metri da casa. In ogni caso, precisa il prefetto, nell'operare i controlli, il personale delle forze di polizia verificherà prioritariamente il rispetto dell'obbligo di utilizzo delle mascherine e valuterà le situazioni di tempo e di luogo nel quale il controllo viene effettuato. Un'indicazione che è stata condivisa con l'autorità regionale e con i prefetti delle altre province del Friuli Venezia Giulia. Diverso il discorso per l'attività sportiva, ad esempio corsa o ciclismo, consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale, rispettando la distanza di almeno 2 metri da altre persone. In questi casi l'attività può essere svolta su tutto il territorio comunale ed è anche prevista la possibilità di entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida col comune di partenza.
Stamattina a Tapparoiano con la troupe di Trielle4 per l'ormai consueto giro dei rioni in zona rossa. Gianluca Paladin. La gente è impaurita, va di corsa, è nervosa, molto nervosa, quindi bisogna gestire anche a livello commerciale l'entrata e l'uscita delle persone. Nel giro dei rioni di Trieste che stiamo facendo in queste settimane con la troupe di Tele4 abbiamo fatto tappa a Roiano. Zona popolosissima e ricca di locali e attività, ci siamo soffermati con i cittadini a chiedere come prosegue la vita in zona rossa. Poca gente, tutti rispettano le consegne e insomma, si sta bene. Ma lei è in giro a passeggiare per portare fuori il canno? Sì, per quello, se no sarei a casa. Certo. Perché si deve, non si dovrebbe uscire più di tanto. Non potevamo non sentire la titolare di un bar a Roiano per vedere quanto è difficile organizzarsi per lavorare in zona rossa e soprattutto far capire ai clienti che bisogna rispettare le regole a tutela del lavoro di tutti. Facciamo rivedere il cartello bellissimo che abbiamo appeso qua sulla vetrina, perché è ironico, no? Il bar ha bisogno di te, non possiamo sopravvivere con un terzo dei tavoli, se non sei in grado di bere per tre ti preghiamo di lasciare il posto ai professionisti. Al di là del messaggio che in realtà nasconde una natura anche drammatica, perché viviamo un periodo pazzesco. Sì, è un problema, stiamo cercando di sopravvivere. E questa situazione di zone che cambiano due settimane, una, ci tiene sempre in suspense e diventa sia lavorativamente che mentalmente destabilizzante. Tra l'altro ho notato, Cristina, che lei si è organizzata con il tavolino qui all'ingresso, il gel per le mani e una sorta quindi di barriera naturale proprio per far capire ai clienti che si può andare a prendere il caffè o qualsiasi altra cosa, però si consuma distanti dal bar. Sì, perché il problema è anche quello, anche i giorni di freddo, bore, pioggia, quando ho tentato di creare una barriera interna, la gente è del rione, quindi sono clienti fissi e normalmente non capiscono. Allora tanti vengono anche per farsi due chiacchiere. Mentre fanno due chiacchiere, ciao Cristina, come vai? Beveva il caffè dentro senza neanche rendersene conto. È un periodo un pochettino così, perché molti commercianti hanno il bisogno di clienti, hanno il bisogno di persone che frequentino i loro locali, soprattutto i bar. Noi qui a Roiano abbiamo più di 10 bar. Quindi è un periodo un pochettino difficile, diciamo. Lo Stato speriamo che mantenga la promessa dei ristori e dei contributi, diciamo, che andranno sicuramente ad aiutare queste categorie di commercianti. Ecco. Andiamo un istante in pubblicità, torniamo con altre notizie e servizi, tra cui anche la pagina sportiva. Tra poco. Bentrovati con il nostro telegiornale. Dopo lo stop iniziale dovuto al terreno troppo roccioso, sono state posate oggi le palancole alla foce del canale di Ponte Rosso per permettere i lavori al Ponte Bianco e Verde. Abbiamo sentito telefonicamente poco fa l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Oggi in effetti sono ripartiti i lavori di sistemazione delle palancole che sono state ridotte. E questi lavori sono andati avanti bene nella giornata di oggi. Nelle prossime settimane si andrà avanti, comunque nei prossimi giorni, quindi nelle prossime settimane, alla sigillatura, alla sistemazione di queste palancole, in modo tale poi da cominciare a svuotare il canale e poi ovviamente ad iniziare quel lavoro manutentivo che è poi quello necessario, ovvero quella manutenzione straordinaria e quel consolidamento poi del Ponte Bianco e del Ponte Verde. Si tratta di un appalto complesso, nel senso che comunque ha queste opere propedeutiche che non sono semplicissime, che necessitano quindi un'attività di sistemazione di queste strutture proprio per poter poi accedere alla parte sottostante del ponte, lavori che hanno un quadro economico da 450.000 euro e che sono necessarie proprio per mettere in sicurezza quei due ponti lì. Le lavorazioni poi non interferiranno sul traffico veicolare sovrastante. Si andrà quindi a lavorare sul ponte modificando di pari passo il tratto superiore al traffico veicolare, in modo tale da tenere sempre una corsia in movimento e in modo tale da non spezzare ovviamente la città.
E proseguiamo, anche l'assessore comunale al turismo Giorgio Rossi definisce affascinante l'ipotesi di un ristorante all'interno del parco di Miramare, idea lanciata nell'ultima puntata di Ring con Ferdinando Avarino, ma allo stesso tempo identifica alcuni ostacoli. Servizio di Bernardo Gulotta. Trova un suo indiscutibile fascino l'ipotesi di un ristorante nel comprensorio di Miramare, secondo l'assessore comunale al turismo Giorgio Rossi, il quale nel commentare tale possibilità evidenzia al contempo quelli che a sua detta sono i principali ostacoli. E l'esperienza dell'altro castello cittadino, quello di San Giusto, serve come precedente per avvalorare l'analisi dell'esponente della giunta di piazza, che vede le principali difficoltà nella gestione mista fra un ristorante che lavorerà per conto suo e un parco o un castello che invece rispettano orari differenti, nonché turni di sorveglianza che possono non coincidere con l'attività ristorativa. Io traggo frutto da quelle che è la nostra esperienza con il Castello di San Giusto, dove abbiamo la bottega del vino. Sono anni e anni che ci battiamo per trovare una soluzione. Ha trovato poi problematiche, perché riguardo al discorso degli accessi, un ristorante in genere lavora la sera con dei clienti, fa delle feste, fa delle cose che devono prescindere da un ingresso diretto dall'esterno. Castello di San Giusto questo è impossibile. In pratica ci fosse un ingresso dedicato e gestito dal futuro ipotetico titolare dell'esercizio e si individuassero delle possibilità, viene da dire, indipendenti fra area di parco e castello e locale, la cosa potrebbe essere molto suggestiva, ma le zone identificate per realizzare un luogo che sia attrattivo troppo si intrecciano con il parco, dipendendo inequivocabilmente con la sua gestione. A Miramare, al di là del fatto che ha varie possibilità di essere sistemato un ristorante, penso alle scuderie all'inizio oppure all'interno del castello, dietro al parco dove già attualmente adesso c'è un bar, oppure dove ci sono le serre, no? Con un accesso da Grignano. Sono situazioni certamente percorribili, però con una certa difficoltà, perché poi ti devi gestire l'accesso in ore notturne di un parco dove a un certo punto si cessa un servizio. Quindi la mia collega, dottoressa Contessa, dovrebbe spiegare a questi che gli dà le chiavi in mano e poi come se le gestiscono, quindi in termini di sicurezza. E proseguiamo con la pagina sportiva. Innanzitutto la Triestina che finalmente ha vinto per 1-0, brutta ma vincente potremmo dire. Con la vittoria interna contro il Carpi, la Triestina abbandona l'affiliazione agli X-Men, tornando a portare a casa 3 punti. Scherzi a parte, il successo dell'Unione arriva nella gara meno brillante dei ragazzi di Pillon, quasi a voler dire in dialetto che il bello non ingruma. La partenza non è proprio scintillante, vista la capocciata rimediata da Mensah nel tentativo di colpire di testa un pallone proveniente dalla destra. Ripresosi dalla botta sul lato opposto, proprio Mensah serve in mezzo con tanto di risposta del portiere a togliere le castagne dal fuoco, visto che in area era in agguato un giocatore Giuliano. A 14 minuti un po' di caos, dopo un calcio d'angolo la sfera transita lontano dalla porta di Pozzi. La risposta del Carpi è tutta in un cross dalla destra che non viene raccolto da nessuno, con la palla che se ne esce sul fondo. Per la Triestina poi ci prova Lopez, il cui sinistro viene smorzato e quindi bloccato dal portiere. Bella la trama dei rossolabardati al 23esimo, quando con 5 tocchi di prima arrivano in porta ma senza graffiare, in quanto l'assist finale finisce tra le braccia del portiere. Il primo tempo si chiude con un paio di cross lunghi per la Triestina che non impegnano la difesa ospite. Nel secondo tempo il Carpi si avvicina alla porta facendo distendere Offredi in presa. Molto meglio il 58esimo, quando De Sena scarica un diagonale e il portiere della Triestina tocca quanto basta per deviarla fuori. Turno dei locali con un colpo di testa in area parato facilmente. A 69 minuti botta di prima intenzione di Lepore, che però trova la strada chiusa dal portiere. Subito dopo De Sena segna ma in fuorigioco, gol annullato fra lo stupore dei giocatori ospiti. A 70 minuti spaccati Guido Gomez segna il vantaggio colpendo di testa il pallone lanciato da Lopez dalla tre quarti, impietrendo la difesa avversaria e permettendo al giocatore di esultare per il vantaggio. Forti dell'1-0 i ragazzi di Pillon amministrano ma al contempo anche provano a chiudere la gara. Calvano dal limite dell'area calcia forte ma troppo alto. Fino al 95esimo non succederà nulla di importante. La Triestina si copre e mantiene il risultato. Il Carpi prova a metterci del suo ma non è sufficiente. Dopo 6 pareggi l'Unione torna al successo, una boccata d'ottimismo in vista del match di domenica contro la San Benedettese. Stasera il Caffè dello Sport, Lepore della Triestina, Grazulis dell'Allianz, ma anche Alberto Tonut e con noi in studio Guido Roberti di Radioattività. Andiamo al basket, sconfitta per l'Allianz contro Venezia, una Venezia in grande spolvero con un grande Stefano Tonut.
Stefano Tonutto fa l'americano sul parquet che lo lanciò nell'Olimpo del basket nazionale e la Reier tira complessivamente con il 63% dall'arco. Bastano queste due armi a sfondare le mura del fortino biancorosso. La quinta piazza resta in mano ai lagunari che passano all'Allianz Dome per 69-87. Trieste ora dovrà vedersela con Treviso, vincente a Cremona grazie al tap-in finale di un'altra vecchia conoscenza come Achele, per confermare la sesta posizione. In effetti, quella porzione di classifica di A1 è diventata una questione interna al nord-est cestistico. È stato un parziale da urlo di 19-1 nel terzo quarto a chiudere i conti nella sfida fra Allianz e Reier, dopo una gara in cui Trieste era rimasta quasi sempre in scia agli avversari. Paradossalmente le cose migliori sono arrivate dai lunghi, in una partita in cui dal punto di vista fisico gli avversari erano chiaramente avvantaggiati. Upson, miglior marcatore nostrano con 16 punti e 6 rimbalzi, Delia concreto con 11 segnature e una forma invidiabile. Purtroppo sono stati leader sul perimetro a mancare nei momenti chiave del match, mentre una percentuale al tiro pesante del 19%, un terzo rispetto agli ospiti, ha di fatto sancito i perché della sconfitta. Harry e Fernandez, entrambi in palla nella prima metà gara, si sono spenti nella seconda parte, il primo come sempre devastante in penetrazione, il secondo capace di mettere canestri chiave per un paio di parziali a lunghi biancorossi. Poi però entrambi si sono fermati. Hanno poca sostanza invece i 15 punti di Doyle, che pur riproponendo il suo talento non incide nonostante produca canestri, uno simolo comprensibile solo a chi lo ha seguito per tutta la stagione. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia: Stefano Tonutti, miglior giocatore italiano del momento, ha messo in piedi una partita da Eurolega con 6 triple a segno su 8 e 7 rimbalzi. Attorno a lui la solidità di Watt, la brillantezza dell'altro figlio d'arte Day, le giocate di Campogrande e il talento di Clark, tutte ragioni valide a cui va sommata l'esperienza di 2 scudetti vinti in 4 stagioni, per dire che Venezia sarà una bestia nera per tutti ai prossimi playoff. Allora, precisiamo ancora una volta, tutte le vaccinazioni di Trieste previste all'ospedale di Catinara sono state spostate alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio, lo ribadiamo ancora una volta, quelle previste a Catinara sono state spostate tutte in Porto Vecchio, la centrale idrodinamica. Vi do appuntamento a domani mattina a Sveglia Trieste, in studio con Laura Bucalella ci sarà Furio Onze, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG e già sindaco di Udine, invece con il nostro Gianluca Paladin in collegamento da Opicina ci sarà il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, per alcune novità che documenteremo direttamente sul campo in diretta TV. È tutto per quanto riguarda questo telegiornale, restate con noi. Bentrovati, bentrovati in diretta su Tele4 per parlare di Porto, del Porto di Trieste, per fare il punto con i lavoratori dello scalo su quella che è la situazione. Con noi, collegato via Skype, c'è Stefano Puzzer del Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste. Buonasera, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto io partirei con quella che è stata una delle comunicazioni che avete diramato quest'oggi, la prima udienza del processo ai lavoratori portuali rinviati a giudizio per la manifestazione dell'agosto 2015. È stata una prima udienza interlocutoria, diciamo così. Sì, oggi c'è stata l'udienza preliminare dove noi dovevamo scegliere se essere rinviati a giudizio. E logicamente noi abbiamo scelto di non patteggiare, perché siamo convinti tuttora che la nostra protesta era più che legittima. Dopodiché, in fase di dibattimento, si sceglierà, ognuno ci difenderemo dalle accuse che ci sono state fatte, in poche parole. Ecco, Puzzer, parliamo un po' della situazione dello scalo, no? Perché da una parte è un porto che ha tenuto nonostante il Covid rispetto a tutti gli altri porti italiani, i dati parlano chiari, ci sono state chiaramente delle flessioni, però insomma più contenute rispetto che altrove, e questo diciamo è il dato positivo. Poi bisognerà vedere poi però come inciderà questa situazione sul lungo periodo, sulle assunzioni, sulla condizione dei lavoratori. Ci puoi fare un po' il punto secondo il vostro pensiero?
Diciamo che noi a causa del Covid per fortuna non ne abbiamo risentito molto, abbiamo sempre lavorato, anzi direi che io sono lì da 25 anni, posso dire tranquillamente che forse non c'è stato mai tanto lavoro come adesso. Logicamente ci sono situazioni delicate da dover affrontare, noi grazie al nostro senso di responsabilità, anche perché teniamo al nostro posto di lavoro, stiamo molto attenti, prendiamo le precauzioni, quelle che devono prendere anche i cittadini stessi al di fuori del porto. Ciò nonostante ci sono stati dei problemi, però grazie alle accortezze sia degli RLS di sito che della stessa Sugi e delle varie aziende, diciamo stiamo proseguendo a lavorare sempre di più. Certo. Stefano, poi c'è stato un momento insomma, particolarmente importante sabato, no? Con il primo traghetto che ha approdato alla piattaforma logistica, non tanto per l'arrivo del traghetto in sé, ma perché comunque l'inizio di una nuova era in una zona dello scalo che di fatto non era porto e che è diventata porto e quindi è diventata un luogo di lavoro anche per alcuni di voi. Questo è molto importante perché si considera che il porto di Trieste va avanti con la propria espansione. Logicamente il traghetto attualmente era quello che arrivava sempre in porto, non in quella zona, però tutto questo fa ben sperare e ci fa essere fiduciosi per il futuro. Noi attendiamo che oltre al lavoro portato si continui ad essere attenti sul fatto di lavorare in modo giusto. Su questo ci stiamo confrontando come sempre con l'autorità portuale. Logicamente non sempre si va d'amore d'accordo, però restiamo sempre lì con il fatto che c'è sempre un rapporto tra i lavoratori e l'autorità portuale, sì di confronto, però a livello positivo. Ecco, Puzzer, lì gli interrogativi dal punto di vista delle maestranze erano quelli legati alla modalità con cui si lavora ad Amburgo, cioè in maniera sostanzialmente automatica, senza maestranze in banchina. Avete avuto rassicurazioni? Ma questo era un dubbio che si sollevava anche quando si parlava dell'arrivo dei cinesi. In poche parole, le regole che si vanno ad attuare sono le regole che noi abbiamo attuate in tutto il porto. Quindi nel momento in cui ci sarà da fare una riflessione sulle modalità di lavoro, sull'automazione e quant'altro, comunque saremo sempre vigili sul fatto che il rispetto e la dignità dei lavoratori verrà comunque pesato e data parola a loro soprattutto. Certo, certo. Quindi insomma attendete insomma, di essere coinvolti in sostanza qualora ci siano diciamo, nuove modalità di lavoro, ecco, in questo senso. Assolutamente sì. E anzi con l'apertura dell'inaugurazione della piattaforma ci aspettiamo che ci siano altri posti di lavoro soprattutto. Ecco, questa è l'attesa di molti, no? Perché è importante l'infrastruttura. Però ancora più importante dal vostro punto di vista, ma dal punto di vista diciamo, di tutti coloro i quali lavorano nel settore, sono gli eventuali nuovi addetti. Ecco, sul fronte però dei container si è tenuto particolarmente bene, ne parlavamo prima, no? Il settore forse che ha pagato meno, mentre il petrolio è stato quello che ha pagato di più. E sul punto dei container, secondo me, c'è stato un grosso passo avanti sia dell'azienda, la Trieste Marine Terminal, e logicamente dagli stessi lavoratori dell'azienda e anche da parte dei lavoratori anche dell'agenzia, no, dell'articolo 17. Perché non basta portare i container in un porto, ma ci vuole la professionalità, soprattutto la serietà, e in questo caso parlo sia degli lavoratori stessi operativi che anche dell'azienda e soprattutto della logistica creata da una sinergia tra le aziende, l'autorità portuale, però non dimentichiamoci che alla fine sul campo fare le notti, le mattine, le sere, le domeniche sono sempre i lavoratori. Fino a quando questa sinergia andrà avanti, ci sarà il rispetto di queste regole, secondo me non si potrà che migliorare di giorno in giorno.
Ecco, l'altro rilievo che invece avete mosso oggi è quello relativo, in un momento peraltro di campagna elettorale, anche se un po' in sospeso perché non si vota a primavera ma si voterà in autunno, relativo ai progetti che riguardano il Porto Vecchio, no? Al fatto che quella porzione della città in gran parte non sarà più porto ma diventerà un'altra cosa. Ricordiamo che c'è l'Adria Terminal che copre un'area veramente, veramente importante. Comunque, quali sono diciamo, il vostro pensiero sul Porto Vecchio e sullo sviluppo di quella parte della città? Allora, secondo me, se guardiamo in giro i vari porti, si cerca sempre nuovi spazi, nuovo spazio da sviluppare proprio per creare lavoro. La piattaforma rende partecipe questo discorso, questo ragionamento, che noi abbiamo fatto nello stesso coordinamento e ci rendiamo bene conto che lasciare il Porto Vecchio a speculazioni edilizie, a negozi, secondo noi non è il momento storico per fare questo, anzi secondo me andrebbe sviluppata la parte manufatturiera, la parte del lavoro, della manipolazione delle merci. Perché comunque è uno spazio vicino alla stazione, comunque ci può creare logistica lì e secondo me abbiamo bisogno di lavoro, la gente ha bisogno di lavoro. Dopodiché se ci sarà il lavoro avremo la fortuna e la preoccupazione di cercare spazi per creare dell'edilizia, dei negozi, ma secondo me se non abbiamo lavoro c'è poco da andare a comprare case o di andare per i negozi. C'è tanta gente in città, ci sono tanti giovani che hanno bisogno di lavorare e secondo me bisogna creare lavoro, innovazione. Abbiamo un'area di ricerca che potrebbe spostarsi anche all'interno del Porto Vecchio. Qui abbiamo sentito parlare di speculazione edilizia, di negozi. Secondo me sono le ultime cose sulla quale concentrarsi per fare in Porto Vecchio. Noi agli antipodi avevamo avuto un'idea, un progetto di fare una scuola portuale all'interno. C'è la possibilità di fare un museo portuale all'interno del Porto Vecchio, ma non sicuramente una speculazione edilizia e fare dei negozi. In questo momento storico c'è bisogno di lavoro, di dare sicurezza alle persone. Trieste è una città di mare e bisogna sviluppare il proprio porto. Questa è la nostra idea. Sì, invece al discorso crocieristico? Assolutamente sì, il discorso crocieristico non c'è nulla che osta questo, anzi. Certo. Allora, io ringrazio Stefano Puzzer per essere stato con noi, aver affrontato anche dal punto di vista di chi lavora in banchina, dei portuali che ogni giorno appunto ci mettono la faccia, ma soprattutto le braccia e la schiena in porto, sobbarcandosi anche dei turni di lavoro massacranti per riuscire a ottemperare quelle che sono le richieste degli armatori e delle varie società che fanno arrivare le navi a Trieste. Grazie Puzzer per essere stato con noi. Io vi ringrazio, grazie a voi e volevo lanciare un messaggio ai triestini, ricordatevi che i portuali sono sempre presenti per qualsiasi cosa, se avete bisogno di noi, noi ci siamo, perché soprattutto in questo periodo ci rendiamo conto che siamo molto fortunati ad avere il nostro lavoro, però non ci dimentichiamo i triestini in difficoltà, quindi vi ricordo, noi siamo sempre qui. Grazie, grazie ancora per essere stato con noi. Noi abbiamo ancora un servizio da farvi vedere ancora dal nostro telegiornale. Dobbiamo sentire le parole dell'assessore all'ambiente, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, che in una videoconferenza con i colleghi di partito ha parlato dell'esempio virtuoso di Trieste nell'opera di spegnimento dell'area calda della Ferriera e della sua riconversione. Sentiamo. Pensate che il porto in questi tempi, con noi ovviamente, sta progettando di essere totalmente elettrificato affinché le navi non possano appunto produrre inquinamento quando sono all'ormeggio nelle banchine del porto di Trieste. Così l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro durante il webinar Siderurgia, asset strategico per il paese, promosso da Fratelli d'Italia. L'assessore ha illustrato ai colleghi di partito le varie tappe che hanno portato allo spegnimento dell'area caldo della Ferriera e su come si proseguirà. Ci saranno oltre 227 milioni di contributi fra pubblici e privati, quindi un grosso investimento fra Cremona e Trieste, dove Cremona continua a produrre l'acciaio, a Trieste si potenzia e si raddoppia appunto il laminatoio.
Scocimarro ha anche posto l'accento sull'importanza di rendere l'attività logistica triestina con il suo porto sempre più green. Nella riconversione è prevista anche una società Green Energy che sarà costruita con 56 milioni di euro di investimento, c'è una nuova centrale di cogenerazione di energia elettrica appunto al servizio del territorio. Diciamo che è un esempio virtuoso di promesse mantenute ed è auspicabile che questo venga, ovviamente, fatte le debite proporzioni, anche imitato nel resto d'Italia. Grazie, sembrerebbe un'altra Italia e soltanto Trieste una delle capitali d'Italia. Proseguiamo ancora con il nostro telegiornale. Andiamo a sentire anche le parole del governatore del vicino Veneto, Luca Zaia. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una situazione di contagi parecchio importante. In Veneto, dice Zaia, si vede la luce in fondo al tunnel. Proviamo a sentire perché. Guardate, io penso che la luce in fondo al tunnel si vede. Adesso attenderemo i dati anche sta settimana, che purtroppo ci legano a un DPCM nazionale, che è quello del fatto di avere un RT che sia sotto all'1,25 per tornare in zona arancione, oppure un'incidenza che sia sotto 250 positivi su 100.000 abitanti per tornare in zona arancione. L'Italia comunque da lunedì prossimo sarà tutta arancione e rossa, perché voglio ricordarlo ai cittadini che nel DPCM che scade dopo Pasqua, il 7 mi sembra scada, prevede che l'Italia la settimana di Pasqua, cioè dal lunedì, sia comunque arancione tutti i giorni feriali e rossa i giorni prefestivi e festivi. Quindi vuol dire che sabato di Pasqua, domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua, la legge prevede già, anche se tu sei giallo, che sei rosso quei tre giorni. Queste le parole del governatore del vicino Veneto Luca Zaia relativamente all'andamento del contagio. Oggi abbiamo sentito invece l'assessore regionale Riccardi relativamente a quello che succede in Friuli Venezia Giulia. Sta andando a vedere se ci sono altre cose interessanti, ma risentiamo appunto. Abbiamo il file dalla straordinaria, se non sbaglio, di Riccardi da poter far vedere relativamente alle risposte su andamento dei contagi e vaccinazioni. Il file straordinario Riccardi, non so se riusciamo a recuperarlo dal nostro playout e con il nostro prezioso Enzo Iannaconi in regia che sta pian pianino recuperando le varie cose per permetterci la diretta. Se il file è quello, straordinario Riccardi, possiamo anche andarlo a vedere, altrimenti attendo ancora un secondo che lo carichiamo, sta per arrivare, eccolo qui, grazie. Prego Riccardi. Ma la nostra campagna vaccinale non ha mai avuto degli stop, c'è stata una fase brevissima nella quale abbiamo visto alcune disdette, però l'allineamento a metà di aprile rispetto alla nostra gente, alla nostra agenda, ha sostanzialmente ripreso tutte le prenotazioni, quindi andiamo avanti, dobbiamo fare i conti con una riduzione di AstraZeneca che verrà consegnata in dimensioni minori rispetto alle previsioni, però fortunatamente abbiamo un aumento di Pfizer, quindi questo ci consentirà anche di aprire ulteriori agende a partire dai vulnerabili, che è la categoria alla quale noi guardiamo in questo momento maggiormente. In questo momento qual è la situazione invece dei ricoveri per quanto riguarda le terapie intensive e anche gli altri ricoveri? È ancora in forte sofferenza il sistema ospedaliero della nostra regione? Beh, sicuramente la domanda ospedaliera è quella che maggiormente ci preoccupa, i valori sono alti e quindi siamo ancora ad una certa distanza rispetto alla domanda di area medica, mentre sulle intensive la domanda è molto alta e abbiamo una quota di isolamenti elevata. Quindi è chiaro che la nostra attenzione deve prevedere anche qualsiasi tipo di manovra necessaria, cosa che abbiamo già fatto per quanto riguarda la gestione unitaria del sistema ospedaliero.
e questo momento, in questo momento è quello che ci preoccupa maggiormente. Allora, c'era anche un intervento questa mattina della CGIL Funzione Pubblica, non so se l'ha letto, sul ricorso alle ore straordinarie per quanto riguarda il personale, e il titolo di questa, diciamo, di questo comunicato era travolti dalla terza ondata. Voleva replicare in qualche modo al sindacato su questo? Ma non ho letto l'intervento della CGIL, probabilmente sarà fatto a fotocopia come sempre. Che siamo in una situazione di difficoltà mi pare evidente. Spesso ci siamo accusati di non assumere persone, competenze, e noi siamo pronti a assumere, il problema è trovarle. Quindi se la CGIL ne ha nascosto qualcuno da qualche parte, noi siamo ben pronti ad assumere tutte le competenze abilitate che siano disponibili in questo momento. Lo stiamo facendo da mesi. Immaginare di continuare nel rapporto sindacato parti datoriali come se fosse una condizione ordinaria, direi che descrive l'atteggiamento fortunatamente solo di una parte del sindacato, mentre incontro da altri sigle sindacali un atteggiamento molto responsabile, e io di questo li voglio ringraziare. Bene, allora io vi ricordo innanzitutto domani mattina Sveglia Trieste con Laura Bucarella in conduzione, ci sarà il consigliere regionale di Open Sinistra FMG Furio Onsel, già sindaco di Udine, alle 9:30 ci sarà il collegamento con il direttore del Piccolo Omar Monestier, e poi subito dopo collegamento da Opicina con il nostro Gianluca Paladini e con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ci darà alcune novità sul fronte dei lavori pubblici. Per quanto riguarda invece la serata su Tele4, ore 21 Caffè dello Sport. In studio per la prima parte avremo Alberto Tonut e Guido Roberti, in collegamento, in video collegamento avremo per la Triestina il terzino Lepore, e per la Pallacanestro Trieste Allianz l'ala forte Andreis Grazulis. Poi spazio alla pallanuoto con gli ospiti attorno alle 21:50, e poi parleremo anche di pallamano nell'ultima parte del Caffè dello Sport dopo la sconfitta di Fondi della Pallamano Trieste. In studio con noi ci sarà Alex Pernic, pivot della formazione giuliana. Dunque questa è la serata su Tele4, io vi ringrazio, restate dunque con noi, restate su Tele4. Buona serata.